Eccomi ragazzi, sono io, sono il vostro amico Gabri Osta, il re dei videogiochi che non delude mai. Mi sa che sono ritornati questi spregevoli robot. Questi robot li abbiamo affrontati nel deserto degli Ikhnaren e alla cima oltre le nuvole. Bisogna toglierli di mezzo. Ricordatevi che siamo nel secondo atto dell'ultimo capitolo di Rayman 3. Siamo nella torre dell'Eptis, ma vediamo se raggiungeremo Reflux e André. Reflux e André, dobbiamo trovarli, perché se no, se riescono a evocare il Leptis, potranno acquisire poteri inimmaginabili e ridurranno il mondo in fumo. Avete visto, qui c'è anche una statua degli Ikhnaren. Purtroppo André, essendo un lume nero cattivo e malvagio, voleva energia per moltiplicarsi. Ricordatevi che Reflux ha rubato lo scettro del suo re, Gumzi. Spaccando i salvadanai riceviamo un bel bottino, un sacco di roba preziosa, un sacco di gioielli. Ecco, ora c'è un problema grosso, ragazzi. Per liberare un Tin si deve fare così. Prima salite sull'interruttore e poi usate subito il siluro pugno per sparare. Usando il siluro pugno abbiamo liberato un Tin spaccando la gabbia. E in più troviamo questa scatola rossa, sbriciolo pugno. Ma vedere questa presentazione dello sbriciolo pugno era successo anche alla foresta di Chiarafoglia nel secondo capitolo di Rayman 3. Ragazzi, questi travestimenti stanno diventando ridicoli e neanche funzionano, li si riconosce subito. Avete visto? Azionando la leva abbiamo girato il muro. E girando il muro c'era anche un'altra statua degli Ikhnaren, quella che c'ha il gioiello verde. Andiamo a prenderlo. Ora usiamo subito questo raffo pugno per agganciarci ai lume metallici, quei dischi metallici che volano con le elie. Poi dobbiamo usare questa scatola gialla per trovare l'elitrottero. Con questo elitrottero si può volare, peccato che dura pochissimo e finisce subito. Ci metto un secondo con questo elitrottero. Avete visto, ci sono queste piattaforme che girano e fanno un giro tondo? Sentiamo i Tinsi che gridano aiuto. Qui alla torre dell'Eptis dobbiamo liberare 9 Tinsi. Devo andare a cantare lassù sulle montagne. Non ho capito cosa ha detto. Alcuni personaggi parlano in modo strano e non capisco una parola di loro e Dio. Vediamo quanto durerà questo video. Voglio vedere quanto durerà questa recensione. Avete visto? Saltiamo sui palloncini e ogni volta che saltiamo sui palloncini scoppiano e facciamo un salto. Queste piattaforme girano, stanno facendo un giro tondo. Bello passare in modalità combo, peccato che la modalità combo scompare. Vi ho sempre detto che i punti fanno accedere a dei livelli nascosti, cerchiamo di fare il punteggio migliore.
Avete visto, dopo aver volato con il nostro elitrottero, guardate che affrontiamo? Affrontiamo ancora una volta gli Udrum. Non li sopporto questi piccoletti che volano con l'elica e ci sparano con i loro cannoni. Forse se li ammazziamo tutti riceveremo la raffo pugno. Ma quando arriva quel nemico con il simbolo, con la lettera S? Sto affrontando questi piccoletti. Eccolo, è arrivato finalmente. Avete visto? Quando gli Udrum hanno quel simbolo con la lettera S, vuol dire che c'è il detersivo laser che trasforma i nostri abiti in tenuta da combattimento. Quando vedete una scala, saltateci sopra. Poi si fa anche il corrimano. Eccoci, ora ritornano anche gli Udrum che sparano nei loro fucili. Sono stufo di affrontare sempre gli Udrum, questi spregevoli sacchi di patate. Oh, qualcosa mi dice che bisogna salire in fretta e alla svelta, perché la lava comincia a salire. Vedere la lava che sale fa veramente paura. E infatti, quando eravamo al quartier generale degli Udrum, dovevamo scappare via quando la lava saliva. È un peccato che l'elitrottero finisce alla svelta e dura un secondo. Guardate quante scatole gialle! Con tutte queste scatole gialle ci sono un sacco di elitrotteri. Così possiamo raccogliere quei gioielli gialli per aumentare il nostro punteggio. Vi ho sempre detto e ripetuto che Rayman 3 è un videogioco del 2003. Voi ce l'avevate nella PlayStation 2, ma voi non sapete che la PlayStation 3 l'ha fatto in HD. Così stiamo perdendo un sacco di tempo. Belle tutte queste scatole gialle con l'elitrottero. È vero, si vola, ma dura un secondo. Ora non perdiamo tempo. Lo seguiamo e andiamo avanti. Rieccoli i piccoletti che volano e sparano. Li odio i piccoletti. Avete visto? Ci sono queste gemme arancioni che ci fanno 30 punti. E poi ci sono anche questi cingoli, questi tapirulan. Quando vedete le scale, voi dovete arrampicarvi. Quando vedete una scala o dei muri scalabili, saltateci sopra, come faceva Spyro. E liberiamo un tin. Ci ha dato uno sbriciolo pugno, così con questo spacchiamo i salvadanai legnosi. Ragazzi, ogni volta che recensisco un video io non so pensare ad altro. C'è sempre questo Udrum che con il suo fucile spara 3 proiettili.
Una volta liberati tutti i tinsi, la vostra barra della salute si allunga. Devo andare a letto. Avete sentito? Deve andare a letto. Allora se deve andare a letto non ci dà nulla. Allora salutiamolo e diciamogli buonanotte. Mamma mia ragazzi, dobbiamo arrivare lassù per concludere il secondo atto dell'ultimo capitolo di Rayman 3, la torre dell'Eptis. Per arrivare in alto dobbiamo salire su tutti questi palloncini, capite? Se saliamo su questi palloncini possiamo anche saltare. Appena mettete piede su un palloncino scoppia subito. Ma facciamo in fretta, la lava sta salendo. A me fa paura vedere la lava che sale. Io non voglio essere travolto dalla lava. Sento alcune grida aiuto, è un tin. Devo andare a lucidare le catene. Deve andare a lucidare le catene. Avete visto? Ci sono tutti gli Udrum che saltano su questi palloni. Scappare dalla lava che sale mi fa ricordare il quartier generale degli Udrum. Bene, e anche l'ultimo Thin è stato liberato. Abbiamo liberato 60 Thins. Avete sentito che ha detto? Deve andare a fare i buchi al formaggio. Direi che il video si può concludere, ragazzi. Scusate se la recensione è durata tanto. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Potete anche condividerlo e iscrivetevi. Un arrivederci, un bacione, un ciao da Gabriosta. Grazie per avermi seguito.